E ci stiamo avvicinando nel nostro bellissimo salotto al momento del congedo, però abbiamo il tempo necessario per fare innanzitutto due chiacchiere con Alessandra Tamborlani, che è il direttore dell'Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, che ha avuto la pazienza di stare qui con noi, di raccontare anche un po' delle sue esperienze, adeguandosi agli argomenti che trattavamo con il dottor Mozzi e con Marco Pezzoni. L'abbiamo poi vista conduttrice al fianco di Claudia Barigozzi. Però parliamo, se mi è concesso, della creatura che tu dirigi, perché un gruppo bandistico come quello di Busseto è storico, è così. Certo, noi siamo stati riconosciuti banda gruppo di interesse storico nazionale, infatti nel 2016 festeggeremo i 200 anni di attività, tanto è vero che il maestro Verdi in persona per 2 anni è stato direttore di questo gruppo. E qui infatti queste immagini che vediamo alle nostre spalle sei tu che stai dirigendo. Sì, qui siamo nel 2013, siamo all'Università di Pavia. Nel 2013, in occasione del bicentenario verdiano, abbiamo proprio per l'occasione deciso di intraprendere un programma un po' difficile per la banda, che non è un repertorio, perché non è un repertorio propriamente bandistico, ed era un repertorio totalmente verdiano. Qui infatti, come potete vedere, c'è il gruppo bandistico unito alla corale di Corte Maggiore, che tra Certo. parentesi siamo stati qua lo scorso anno a fare gli auguri di Natale. Chiaro. Ce lo dicevamo prima di entrare in diretta durante lo stacco pubblicitario e sia il dottor Mozzi che Marco Pezzoni dicevano però che bello il paese che si riunisce intorno alla banda, perché poi alla fine la banda è il cuore civico che saluta tutti gli eventi più importanti, in alcuni casi anche intensi, come può essere un Certo, addio importante, certo. una grande festa, una grande celebrazione, un 25 di aprile, una tradizione che si era un po' spenta negli ultimi anni, ma adesso sta tornando alla ribalta. Certamente la banda unisce, la banda aggrega, è un punto focale. Un paese senza banda è un paese a cui manca qualcosa, sinceramente. E proprio per questo e per attirare, perché la banda è viva se ha dei giovani, la nostra è una banda molto giovane. Noi infatti abbiamo all'attivo tre corsi di orientamento musicale in 3 paesi non limitrofi ma poco Certo. distanti da Busseto, e proprio per dare l'opportunità a tanti giovani di avvicinarsi al mondo bandistico, ma non solo alla musica vera e propria. Tra l'altro un Tanto è vero che... bambino, un giovane che segue una banda o un percorso musicale è un bambino, è un ragazzo che cresceranno, Fortunato. esatto, che cresceranno con una marcia in più anche come sensibilità, no? Assolutamente. Tanti, gli ultimi studi che vengono dal Canada, quindi non è una Certo. cosa che dico io, ma è una cosa detta da persone che ne sanno molto più di me, è che poter regalare un anno di corsi di musica al proprio figlio è un regalo incredibile, perché pare che lo studio di uno strumento musicale possa addirittura alzare il quoziente intellettivo. Certo. Allora noi ti auguriamo davvero in bocca al lupo, perché so che questo non è tanto un lavoro quanto una vera e propria vocazione. Stai facendo del gran bene alle nuove generazioni e per una volta mi si è concesso di fare un po' il vecchietto dicendo: ma cosa ve ne fate di tutti quei tablet, di tutte quelle cose tecnologiche? Sì, sono importanti, però un clarinetto, un sax, semplicemente Flauto. un tamburo, l'aggregazione intorno a dei pezzi di storia come gli spartiti di Giuseppe Verdi, beh, è qualcosa di inimitabile. Come si suol dire, che Dio ti benedica e buon lavoro. Grazie. Grazie Alessandra. E noi concludiamo invece il dibattito molto Vladimir, scusa, importante. Prego. volevo intervenire su questo punto che trovo Prego, prego. interessante, sulla dimensione locale, democratica, di crescita sociale delle bande. Ma anche volevo ricordare la dimensione internazionale di Verdi. Allora, visto che mi ha parlato del Mediterraneo, mi viene in mente che proprio quest'anno è stato inaugurato il raddoppio del canale di È Suez, per vero. dire com'è il Mediterraneo. Il raddoppio del canale di Suez ha visto la Aida finalmente in Egitto,
replicata. Perché? Perché l'Aida nel 1869, il viceré d'Egitto, quindi pensate Verdi, chiede a Verdi di fare questa grande opera musicale, teatrale, questo dramma. Verdi la scrive, scoppia la guerra tra il 69-70 tra la Prussia e la Francia, e quindi deve essere rinviata e verrà suonata nel 1871. Per dire come la musica di Verdi, anche in un'area che l'America Latina non parliamo, o gli Stati Uniti e l'Europa, ma anche in un'area come quella araba e musulmana, già da più di 100 anni c'era questo grande mito e questa grande richiesta di un personaggio che dunque è sicuramente, per fortuna loro, locale, territoriale, nazionale ed europeo, ma diciamolo, anche la sua musica è una musica internazionale. Ma poi voi lo sapevate che l'inno nazionale egiziano è stato composto da? Ancora da un italiano. Da un italiano, ovvero addirittura ispirato alla musica di Giuseppe Verdi. Quindi pensate, l'Egitto, altro che integrazione fatto eliminando i presepi. C'era no, già uno l'integrazione c'era già, certo. C'era culturale, già lo scambio musicale. E le relazioni, quindi, la musica le rende ancora più credibili, esatto. E ancora più ci si sente vicini. Perché? Perché la musica è un linguaggio universale. Davvero complimenti. Però, come vi abbiamo promesso, noi cerchiamo di chiudere questo salotto di analisi, approfondimento, di riflessione con una data storica, che è quella di domani, ovvero 196 stati sovrani presenti alla conferenza sul clima abbatteranno quella che era un tiepido tentativo di respirare aria pulita, che era il protocollo di Kyoto. Perché? Perché il COP21 si pone proprio l'obiettivo molto ambizioso di dare un futuro a tutti noi. Voi lo sapete, io sono rimasto scioccato quando ho letto l'altro giorno su un quotidiano che solo a Milano, quasi 6.000 persone muoiono ogni anno di tumore per l'inquinamento atmosferico. Ecco, e non stiamo parlando di Pechino, dove la situazione addirittura è d'allarme rosso, ma delle nostre città, la famosa bacinella della Val Padana, no? Una delle zone più inquinate in Europa. Allora, ti chiedo in maniera molto ingenua, ma sincera, tu credi che domani potrebbe essere una data storica per l'umanità? Allora, in queste ore a Parigi c'è una plenaria che durerà tutta la notte. Tutta la notte. Il presidente dell'Assemblea, che riunisce più di 190 paesi di tutto il mondo, stanno trattando su una bozza che è stata ridimensionata di circa 30 pagine. Sì, da 43 a 29. A 29, con 47 punti, poi vediamo. A sorpresa, segretamente in questi giorni hanno lavorato per questo accordo più di 100 paesi. E la novità importante è anche Obama, che l'anno prossimo scade. Sa benissimo che nel congresso americano lui è in minoranza, ma sta forzando per trovare un accordo con l'Europa e con tanti paesi del sud del mondo. Quindi siamo a un centimetro da un accordo che, attenzione, è un trattato internazionale vincolante, come dicevi tu. Su che cosa? Su misure che ciascun paese si obbliga, anche qui la prima mediazione in avanti, non più al 2020, ma al 2023 è già stato spostato, ad applicare ciascun paese per ridurre le emissioni di CO2 e di gas climalteranti, che sappiamo che sono la causa dell'innalzamento della temperatura e sappiamo che sono prodotte soprattutto dall'attività umana. Ecco perché i governi devono vincolarsi a... Ci sono paesi che fanno la resistenza e sono, attenzione, paesi non destra, centro, sinistra, paesi del sud del mondo che vogliono avere un loro tasso di sviluppo molto alto. L'India, la Cina, persino il Brasile si stanno opponendo. Credo che l'accordo è possibile, ma sarà un accordo flessibile in cui ciascun paese ci mette un po' di più tempo per realizzare quegli obiettivi, sapendo però una cosa, lo diciamo ai nostri telespettatori, che se venisse applicato la mediazione attuale, il riscaldamento globale non si ferma ai 2 gradi centigradi in più previsti, ma se viene realizzato solo quello che stanno decidendo, si arriva a 3, 3 e mezzo, quindi molto di più.
il che vuol dire che c'è consapevolezza, ma ancora i paesi e i governi non sono in grado di cambiare significativamente il modello di sviluppo, perché, attenzione, lo diciamo ai nostri telespettatori, guardate, non stiamo proponendo di tornare alle caverne, stiamo proponendo che ormai la scienza, la tecnologia è in grado di cambiare il modello di sviluppo in avanti, per cui per esempio l'economia può sostenersi con un'elettricità di alti consumi, ancora sarebbe meglio ridurli, ma attraverso il solare, non attraverso le centrali nucleari. E quindi vanno chiuse le centrali nucleari nel resto d'Europa, certo. E si può potenziare l'energia fotovoltaica e il solare, così come gli inceneritori, che hanno il più alto tasso di emissioni di gas climalteranti. Pensate, molti non lo sanno, che producono più CO2 e più gas climalteranti che non, per esempio, altre fonti come il carbone. Il carbone è più inquinante, ma il carbone viene subito dopo gli inceneritori. Quindi, pianura, quando ci raccontano, ma c'è il filtro, è a basso impatto, tutte panzane. Quelle sono le diossine, certo, sono i micro inquinanti, certo, pericolosi, ma il gas, il vapore acqueo, la CO2 viene messa comunque e ne mettono di più. E quindi non bisogna superare solo quelli. Oggi abbiamo l'economia circolare. L'economia circolare è il recupero dei rifiuti che diventano invece fabbrica dei materiali. Vero. Perché recuperiamo metalli, vetro, plastiche, perché costa tantissimo produrre a livello energetico quei prodotti. Quindi abbiamo una tecnologia e investimenti che possono cambiare il modello di sviluppo. Il problema qual è? Il problema è che ci vuole un'enorme volontà politica che oggi i governi, ricattati, dicevi tu, da interessi, finanze, conservatorismi vari, non riescono del tutto ad affrontare. Ma se non lo si affronta, ultimo dato impressionante, non solo le foreste continueranno ad essere fatte fuori e avremo meno ossigeno, ma molti non sanno l'appello che stanno facendo, per esempio, tanti paesi e tanti movimenti di tutto il mondo, è sugli oceani. Pensate che gli oceani, gli scienziati dicono, catturano il 25% della CO2. Pensate che gli oceani catturano il 90% del calore che noi emettiamo. Pensate che gli oceani, attraverso il fitoplancton, producono metà dell'ossigeno che noi respiriamo. Noi che siamo sulla Terra, metà dell'ossigeno che ciascuno di noi respira è perché gli oceani funzionano e funzionano a produrre. Se si innalza la temperatura, gli oceani non hanno più questa capacità di generare appunto ossigeno, il fitoplancton muore, il freddo dei ghiacciai che ci scioglie cambiano e la capacità delle correnti del Golfo di rendere mitigate la Gran Bretagna piuttosto che altri paesi. Perché? Perché la Terra è un'unica pianeta vivente e tutto è interdipendente. Ecco perché bisogna che la politica riprenda in mano le linee di una guida di economia, di società più civile, che permette a tutti di poter sopravvivere e, se possibile, di vivere sempre meglio anche alle future generazioni. Questa è la partita che si gioca, come dicevi tu, in queste ore a Parigi. Marco Pezzoni, non finiremo mai di ringraziarti per la chiarezza e soprattutto per l'obiettività di questa informazione che va oltre ogni tipo di definizione. E a te l'ultimo pensiero, perché mi hai fatto un dono durante la pubblicità e poi ve lo mostrerò e ve lo leggerò. Dottor Mozzi, siamo davvero in chiusura di questa riflessione. Abbiamo parlato di diritti civili inalienabili, visto che oggi è la giornata mondiale per i diritti civili. Abbiamo parlato di povertà, non soltanto in Italia ma nel mondo, di come i demoni travestiti da uomini stiano facendo di tutto per affamare intere generazioni, per togliere il futuro a queste persone. Abbiamo parlato di spreco di cibo, di quanti soldi buttiamo via dal frigorifero alla pattumiera. Stiamo concludendo con il rispetto sacrosanto per l'ambiente, perché più respiriamo questo schifo che ormai c'è nell'aria e più la nostra vita è destinata a concludersi male e in maniera prematura.
direi che è stata una serata di grandi riflessioni. Ah sì, sì, certamente. E poi però bisogna sempre arrivare al dunque. Ecco. E il dunque lo dirà l'oste, ossia la natura, perché noi adesso l'umanità, soprattutto l'Occidente, ma oramai si sta, abbiamo praticamente plagiato tutto il pianeta e tutto il pianeta ci imita, perché noi siamo il simbolo dell'abbondanza, della ricchezza, e l'oste natura presenterà il suo conto e sarà sicuramente un conto terribilmente salato. E abbiamo stravolto tutto quanto, tutti gli equilibri, e poi faremo i conti. Ma basterebbe un esempio stupendo, no? Adesso c'è questo grande impegno del Papa, di Papa Francesco, ma l'esempio più strepitoso sarebbe se il Papa Francesco riuscisse a dimagrire. Se il Papa riuscisse a dimagrire, sarebbe un esempio per tutto il pianeta. Cambierebbe solamente con l'immagine di una persona tutto quanto. Però vorrebbe dire stravolgere le abitudini di uno dei paesi più potenti, anche se il più piccolo, uno dei più potenti del pianeta, il Vaticano. È tutto lì. Anche se però è giusto ricordarlo, Papa Francesco, la sua prima enciclica l'ha fatta proprio sul rispetto dell'ambiente in quanto il creato di Dio. Ma la cosa tremenda è cambiare se stessi. È tutto lì. È facile voler cambiare gli altri, ma questo grosso cambiamento può andare in porto se ognuno di noi cambia se stesso, e uno più uno più uno arriviamo a 7 miliardi, a partire dai più potenti. Un esempio strabiliante, Vladimiro, strabiliante. Papa Francesco che si mette a posto la sua schiena, mette a posto il suo peso, mette a posto tutto. Non servono tutte queste conferenze, che lì alla fine chissà quanti soldi sono stati sprecati. Con quello che hanno consumato, con quello che hanno mangiato, chissà quanta gente sarebbe risorta dalla fame. Senza contare che tutti questi organismi, la FAO, l'UNICEF, praticamente tutti i contributi enormi, immensi che ricevono, non servono per aiutare questi paesi che sono veramente alla disperazione, ma servono proprio per la gestione di questi enti. È incredibile. Quindi possiamo concludere questa riflessione comunque dicendo, come diceva Gandhi del resto, sarà una banalità, ma che quello che noi vogliamo che accada per un grande cambiamento lo dobbiamo far accadere nella nostra giornata, a cominciare da noi stessi. Sicuramente. Adesso il dottor Mozzi ricordava una cosa legata soprattutto al Papa, ma possiamo anche ricordare quel grande detto medice curate ipsum. Per cui davvero bisogna partire da noi stessi, essere coerenti. Io allora accetto anche l'appello, prima nell'intervallo seguivo anche i consigli del dottor Mozzi, perché purtroppo non solo il Papa che ha un ruolo però particolare, ma anch'io devo assolutamente, devo assolutamente, anche se poi confessavo tutte le mie malattie a Mozzi, per cui ho l'ipertiroidismo, l'ipertensione e quant'altro, adesso cercherò di seguire le sue linee guida. Abbiamo ospitato qua Don Andrea Mazzola, ecco. Prete strepitoso, strabiliante, che ha cambiato radicalmente la sua alimentazione, ha cambiato il suo stato di salute, che è migliorato e ha risolto tutti i problemi che aveva, e sta facendo cambiare tutti i suoi parrocchiani che vedono in lui l'esempio. Bisogna partire sicuramente, dopodiché, siccome però viviamo in un mondo complesso dove c'è democrazia fino a un certo punto c'è interdipendenza, è importante incidere su quello che lo stesso Papa, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, chiama, poco riflettuto questo tema, peccati strutturali. Certo. Noi abbiamo dei peccati strutturali che rendono ingiusto il nostro pianeta. Le ingiustizie sono la causa di tante cose. A Parigi si sta discutendo anche, ne abbiamo parlato nella trasmissione che teniamo qui a Telecoro, l'agenda del mondo. Pensate che i profughi per cause ambientali già quest'anno sono 3 volte di più dei profughi che fuggono per cause di guerre, perché i cambiamenti climatici alterano intere zone del pianeta, le desertificano, manca l'acqua, ci sono guerre per l'acqua e calamità naturali, e tutto questo porta
al fatto che c'è una fuga da quelle zone. Allora intervenire sulle cause è importante. Do un ultimo dato sulla nostra responsabilità di governi e di paesi. Dal 1970, data in cui ho cominciato a seguire le questioni internazionali e anche le questioni legate all'ONU, i paesi del mondo, anche più sviluppati, hanno sottoscritto questo accordo che lo 0,7%, ricordate questa cifra, 0,7% del proprio PIL dovrebbe essere investito per gli aiuti pubblici allo sviluppo del sud del mondo. Sapete oggi, dopo il 1970, 80, 90, a quanto siamo? Quanto? Solo tre paesi su 195 attuano, e sono i paesi del nord Europa, lo 0,7%. La maggioranza dei paesi è sotto lo 0,2%, cioè la favola che noi diamo soldi gratuitamente e disinteressatamente. È una favola. Il sud del mondo è una palla, scusate il termine, clamorosa. Perfetto. Non è vero. Ecco perché comunque è importante responsabilmente incidere sulle cause dei cambiamenti climatici. Potremmo parlare non questa notte, ma chissà per quante notti e quante puntate, lo faremo, perché Marco Pezzoni è sempre molto attento a darci dei dati che difficilmente riusciamo a trovare in rete, perché poi sono scomodi, perché fanno paura e perché non sono assolutamente tollerati dalle grandi potenze. Io però voglio davvero ringraziare Marco Pezzoni del Centro Studi Politiche Internazionali. A presto, sia per quanto riguarda i nostri approfondimenti che per la tua fortunatissima rubrica del Libro del Mondo. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie mille ovviamente a Alessandra Tamborlani, che ci ha tenuto compagnia e ci ha fatto scoprire questo magnifico mondo della musica e delle bande. Grazie e buon lavoro. A voi. E ovviamente grazie e buon lavoro al dottor Piero Mozzi. L'ultima cosa. Sì. I popoli che sono alla fame, più che soldi, hanno bisogno di Vanga, Zappa o Badile per mettersi all'opera a coltivare la terra nel modo più rispettoso possibile. E solamente in questo modo si diventa autonomi e indipendenti a tutti i livelli, politico, sociale, economico, alimentare. Grazie davvero, dottor Mozzi. E prima di dare la linea alla pubblicità, ma attenzione, non termina qui la nostra maratona, perché abbiamo ancora tante proposte musicali ed artistiche, quindi andiamo in pubblicità solo pochi istanti. Il nostro Marco Pezzoni ci ha fatto un regalo e me lo ha consegnato dicendo: negli ultimi 10 secondi prima della pubblicità, se vuoi, leggi questa poesia e fanne partecipe tutti i nostri telespettatori. È Il pane di Gianni Rodari. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere il pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Cili i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. Rimanete con noi. Siamo di nuovo insieme per Telecolor, in compagnia di Vito Romanazzi, sua seconda esibizione tra pochissimo, ma ha tante cose da raccontarci, Vito, perché abbiamo detto che è un giovane promettente, voce molto potente. Esageri un po' con il pane, mi ha detto qualcuno. Sì, infatti stavo pensando magari di non mangiarlo più, no? Ok, benissimo, però serve energia. Però Gesù non ha detto questa cosa. Eh? Attenzione, qui ci entriamo in un discorso perché un po' delicato. Perché dice questo è il corpo e il sangue. Io che sono molto credente, certo. Poi ognuno c'è la sua, no? Certo, certamente. Però le tue esperienze sono tante, sì, anche in questo periodo. Vogliamo parlare di una in particolare? Guarda, a me non piace raccontare, però se vuoi anticipare... Però lo diciamo. Dai. Parliamo di una nota trasmissione televisiva e di amici e di alcuni professori che hanno parlato di te. Quindi proviamo a sentire quello che hanno detto di te, poi eventualmente ce lo racconti, se non dovesse essere chiaro l'audio, possiamo ascoltare le loro parole. Poi ci dici chi sono, eh? Va bene, certo. Ok. Certo. Adesso è il momento di Vito.
Allora, io sono Vito Romanazzi, sono un cremonese di Bari e abito da 16 anni a Cremona con la mia famiglia. Cremonese di Bari. Cosa ci fai sentire? Sono solo parole. L'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il vuoto fuori dalla stanza. Considerare che sia la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Amici rappresenterebbe la musica in sé, no? Insomma, mi darebbe tanto, mi regalerebbe tanto nella mia vita. Sperare che domani arrivi in fretta e che svaniscono il pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Vito, tu hai un timbro veramente molto particolare. È una caratteristica comunque importante perché è riconoscibilissimo. È una cosa che però personalmente mi continua a fregare. Che è il tuo timbro vocale, che è un timbro riconoscibilissimo ed è veramente veramente bello, e questa cosa fino adesso ti ha dato l'opportunità di arrivare fino a qui e di andare avanti, quindi per te Amici Casting continua. Che belle parole hanno speso, certo. Abbiamo visto un tuo look originale con sì, i baffi. Diciamo che ieri proprio ho tagliato i baffi, quindi fatti un po'. Noi, a noi piace così, eh? Sì? Sì, 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 sì. Allora sì. Domani li faremo. Poi faremo un sondaggio per capire. L'ho già fatto, quello l'hai il problema, già fatto, cos'è sì. Il risultato? Volevo tagliarli una metà e le altre perché le tue fans sono 50 e 50. Sì, 50 e 50. No, come avete visto, insomma, sono parole che non dimenticherò mai. Assolutamente. No? Fabrizio Moro gli sono piaciuto tanto e chissà. Adesso ci godiamo questa avventura che... Certo, assolutamente, no? Assolutamente. Come ha detto il maestro prima, insomma, la musica è per tutte, io spero di farla nel miglior modo possibile. Ti tieni in forma però, sappiamo, vero? Giocando sì. Anche a calcio. Con la Nazionale Cantanti, sì. Addirittura, sì. Addirittura. Sei uno dei giocatori della Nazionale Cantanti, quindi sono tanti i personaggi con cui giochi. Sì, Enrico Ruggeri, Paolo mm-hmm. Vallesi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, insomma. Ma chi è quello più in forma? Dillo. Quello più in forma? Mm. A parte te, naturalmente. Poi ci sono anche i giovani, eh? Uh-huh. Però no, tutti sono veramente in forma, veramente. Anche Marco Masini... È uno tosto anche caspita, lui. Caspita. Hai capito, vedi, vedi. Quindi anche questo è un impegno in più per te, naturalmente. Più che impegno è una cosa che la beneficenza vince sempre, no? Quando si fa beneficenza per le persone bisognose, insomma, è sempre una cosa che... Non capita tutti i giorni, insomma, a tutti, no? Assolutamente. Hai anche, come dicevamo, un inedito, un sì. Brano che ti sta particolarmente a cuore e che hai deciso di farci conoscere questa sera. Come si intitola e come è nata? Incancellabile. Cancellabile, devo raccontare com'è nata? Brevemente. Brevemente. È nata di notte, questa è la... Ok. Ecco, è una storia, era appena uscita dalla mia vita e quindi volevo sfogarmi, l'ho fatto nel miglior modo possibile suonando, cantando questa canzone qua, cioè scrivendola. Però incancellabile, attenzione, non è solo perché mi sono lasciato con la ragazza, allora magari è incancellabile, no? Mm. Può essere ogni giorno della nostra vita, può essere un momento incancellabile, come questo anche, no? Perché no, giusto, è vero, una bellissima serata condivisa. Ti ascoltiamo. Ascolta. Adesso in questo Grazie. Brano incancellabile. Grazie. Vito Romanazzi. Incancellabile una storia impressa nella mente che non va più via. In questa casa vuota senza te è pura follia. Si dice che il passato muoia e il presente vive tra noi, ma i ricordi restano per sempre anche se non vuoi. Così mi perdo per le strade dei miei dubbi e strappo foto dove ci sei tu. In questa stanza che ora è troppo vuota, ma non piango più. Io e te seduti lì a sognare il frutto dell'amore che verrà. Due strade che convergono, nessuno le separerà. Importante
incontrollabile la voglia di averti qui al mio fianco e dirti che la mia esistenza non è affatto vita se non sto con te. In ogni mio ricordo esiste un'immensa verità che poi non è così distante, la felicità. Grazie. Bravissimo, grazie. È un brano stupendo, davvero. Noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi per l'ospitalità, insomma, mi avete accolto molto bene, quindi sono contento. Insomma. Un piacere e un onore per noi averti qui. Grazie, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto. Noi passiamo in dove questo esco? Caso... Di qua, di là. Dove preferisci? Di qua. Ok. Ciao. Mentre salutiamo Vito, ci raggiunge Alessandra di nuovo sul palco, perché è un continuo musicale ormai, questo è uno spazio. Esatto, esatto, solo che ci passiamo il microfono, esatto, alla fine. Alessandra in realtà lavora, studia, conosce benissimo le lingue, giusto? Sì, me la cavo, sì. Le ho studiate però. La sua giornata infatti non è di 24 ore ma almeno, no, almeno di 36, certo, giusto? Sì, 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 abbiamo sentito... si possono aggiungere anche. Assolutamente, scherzo. E sta anche lavorando a una nuova produzione. Sì, esatto, come avevo accennato prima, quest'anno ho deciso di autoprodurmi, mm-hmm, quindi ci metto del mio impegno e non solo, e ho creato un EP, quindi sono 6 brani, di cui 3 in italiano e 3 in inglese, giusto perché mi piace molto scrivere in lingua inglese, però capisco anche che siamo in Italia e sia giusto. Cosa stiamo vedendo? Questo è un video che ho fatto proprio di recente, mm-hmm, su Facebook, ha anche raggiunto circa 20.000 visualizzazioni. Complimenti. È una cover di Natale, Have Yourself a Merry Little Christmas. La pronuncia è buonissima, no. Sì. Spero, speriamo. E gentilmente anche dai miei amici si sono prestati per questo video piano sequenza, certo. E in realtà guardandolo tutto, non vi svelo il finale, ma è molto divertente. Volevamo creare una chiave un po' ironica, certo, di un Natale un po' focoso, un po' originale. Esatto. diciamo così. Adesso invece il brano che ascolteremo è in italiano. Sì, la cover che ho portato a Castrocaro, un po' rivisitata da me, dei Negramaro, Solo per te. Non ci resta che ascoltarti. Grazie. Alessandra Ugoni. Thank you.
Grazie. Bravissima, tanti complimenti e anche ad Alessandra, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, grazie, grazie a tutti. Buon Natale. Grazie, è vero, buone feste, ti ringrazio. Grazie. Grazie, allora cediamo ancora il testimone, in questo caso il microfono, agli altri nostri ospiti di questa sera che ci proporranno di nuovo dei brani, delle arie liriche. Li invitiamo a salire sul palco con noi. Invitiamo anche Sandra che ci aiuta nella presentazione. Anna è già posizionata al microfono, quindi mentre predisponiamo i microfoni con le aste, in questo caso ne basta uno, presentiamo il brano che andrai ad eseguire. Paola, sì, sentiremo Paola che con il bel canto, perché qui è, questa è un'opera di Bellini, precisamente i Puritani. L'aria che ci presenta Paola è qui la voce. In questo momento dell'opera, Elvira, impazzita per amore, immagina l'amato che crede infedele, immagina che sia ancora con lei. Dai Puritani di Bellini, qui la voce. Paola. Emozione, grazie, davvero una bellissima esibizione. Tra l'altro fa quasi effetto vedere che comunque una persona minuta, magra, possa sprigionare tanta energia con una voce così potente, davvero. Grazie.
Non ti facciamo riposare, neanche un secondo. No, ci mettiamo subito sul duetto. Però sono brani che ti provano, perché anche prima nell'esibizione precedente abbiamo visto quanto ti coinvolgano proprio anche fisicamente. Sì, perché il canto lirico non è solo apri la bocca e canti, è proprio uno sforzo fisico che molti non capiscono, di quanto lavoro, quanta fatica, quanti sacrifici uno faccia. Perché sembra tutto così facile visto da fuori, ma dietro c'è un lavoro infinito, tante sofferenze, tante fatiche che però prima o poi spero che diano i loro frutti, diciamo. Assolutamente, davvero, tante le emozioni che ci hai regalato finora, quindi questo ti spingerà a curare un po' tutto, l'alimentazione, il fisico. Sì, soprattutto i cantanti hanno questo problema, che purtroppo molti degli alimenti noi non possiamo utilizzarli. Il caffè per esempio irrigidisce le corde vocali, il pomodoro aumenta il reflusso, le bevande gassate sono assolutamente vietate, un sacco di elementi veramente, quello sì. Quindi super attenti, esatto, davvero. Esatto, siamo come davvero degli atleti, facciamo la stessa fatica, le stesse diciamo sofferenze, però danno molta soddisfazione. E grandissima emozione, lo diciamo ancora, ma davvero avete toccato le nostre corde più profonde. Ci hanno raggiunto di nuovo sul palco Giulio, che invitiamo a prendere posizione davanti al microfono, e anche Sandra, perché adesso li sentiremo di nuovo insieme, sempre con Anna al pianoforte, giusto? Sì, presentiamo l'ultimo brano che ci propongono, quindi li vediamo protagonisti ancora tutti insieme, quindi Anna, Paolo e Giulio. Torna Mozart e torna il Don Giovanni col famosissimo duetto "Là ci daremo la mano", duetto in cui Don Giovanni tenta di sedurre Zerlina, nonostante sia appena diventata la sposa di Masetto, ma nulla ferma Don Giovanni. A voi il palco. Or su non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar. Voi? Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo. E là, gioiello mio, ci sposeremo. Là ci darem la mano, là mi dirai di sì. Vedi, non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor. Felice ver sarei, ma può burlarmi ancor. Vieni, mio ben diletto. Mi fa pietà, Masetto. Io cangerò tua sorte. Presto, non son più forte, non son più forte, non son più forte. Vieni, vieni, là ci darem la mano. Sì. Mi trema un poco il cuore. Partiam ben mio da qui. No, non può burlarmi ancora. Vieni, mio ben diletto. Io cangerò la tua sorte. Andiamo, mio bene.
complimenti, un finale davvero bellissimo, stupendo, meraviglioso. Grazie ragazzi, invito tutti gli artisti che si sono esibiti questa sera sul nostro palco a raggiungerci, perché è doveroso un ringraziamento e un grande applauso da tutti noi. A tutti, per non sbagliare i nomi li leggiamo, quindi un grazie ad Alessandra Tamborlani, direttore dell'Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, grazie a Paola Morfino, soprano, grazie a Giulio Alessandro Bocchi, basso baritono, grazie ad Anna Bosacchi, pianista, grazie a Vittorio Manazzi, ad Alessandra Ugoni, cantanti, grazie, complimenti, complimenti davvero. Un grandissimo applauso davvero per tutti voi, ma non abbiamo ancora finito, ci separiamo solo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo sempre insieme per Telecolor. Bentornati nei nostri studi, Vladimiro, siamo arrivati quasi alla conclusione di questa bella serata in compagnia. È vero, sì, una maratona, la seconda serata, come amo ripetere, che ci ha portato a fare riflessioni importanti, a guardarci dentro, a cercare di cambiare la situazione, cambiando innanzitutto noi stessi e tutto ascoltando poi buona musica, bellissime voci. E non vi ripeto i commenti del dottor Mozzi, che analizzava la voce già cercando di capire il gruppo sanguigno, vero? No, beh, sempre chiedendolo, però mi ha fatto piacere i commenti della cantante in cui ha detto che deve stare molto attento al cibo e all'alimentazione. Se uno lo capisce così da giovane avrà una carriera strabiliante. Strepitosa, come ama ripetere Piero Mozzi. E noi abbiamo deciso di riservare, domani sapete che avremo l'ultimo appuntamento di questa maratona Sostieni Telecolor, abbiamo deciso di dare la massima proprio apertura ai centralini, perché mettere qualche telefonata qua e là, giusto, quando invece possiamo dedicare ampio tempo nella nostra diretta. È così Carlotta, quindi? Esatto, sì, confermo. Domani apriremo i telefoni, daremo più spazio ai telespettatori, come giusto che sia. Sono tante le telefonate. Tantissime. Una curiosità, è un rimedio contro il mal d'auto. Una signora di gruppo A chiedeva se c'è un rimedio dal dottor Mozzi. Si tiene nocciole in bocca di prugna secca, ma soprattutto non è il mal d'auto. È il male dello stomaco che non sopporta queste accelerazioni, ma prima di partire uno deve pensare bene a quello che deve mangiare. È lì, la cosa fondamentale è quella, sicuramente evitare cibi liquidi, meno che meno latte, derivati del latte, e meno cibi liquidi possibili. Vogliamo intanto, prima di salutarci e prima di darci la rivederci a domani sera, mi raccomando sempre alle ore 20 per la diretta della terza ed ultima serata, ricordare come poter sostenere concretamente, fattivamente Telecolor. Ecco, quindi vediamo a pieno schermo i riferimenti, c'è l'IBAN che potete segnare ma che trovate anche sul nostro sito internet all'indirizzo www.telecolor.net. Eccolo qua, vedete che c'è esattamente il banner con Voglio Sostenere Telecolor, bisogna cliccare su questo banner verde come la coscienza green che noi da anni cerchiamo di sensibilizzare e di plasmare nei nostri telespettatori con un'informazione coraggiosa ma sempre molto attuale. E vogliamo anche, riproponiamo la grafica precedente in regia, grazie, eccolo qua, dicevo l'IBAN è un numero lungo, ve lo potete segnare o trovare sul sito, la causale Voglio Sostenere Telecolor per il PayPal, per effettuare la donazione con carta di credito dal sito telecolor.net, mi raccomando sempre l'intestazione è per Telecolor S.P.A. Dottor Mozzi, a lei l'onere e l'onore di chiudere. L'onere e l'onore, sì, bella, bellissima serata, poi soprattutto ecco, avere a che fare con delle voci così veramente belle. E io continuo a dirlo, insomma, la voce è un dono della natura, si può diventare bravi pittori, bravi scultori, bravi musicisti e via dicendo, ma la voce è un dono che uno o ce l'ha o non ce l'ha. Oddio, adesso si sentono in giro delle voci veramente, che è meglio non commentarle perché veramente non sono per niente da considerare. E
quindi la voce, chi ce l'ha se la deve conservare, perché è un qualcosa di troppo eccezionale. Per chi non deve cantare, però un buon caffè anche a quest'ora può andare bene, dottore? Ah beh, basta che non sia un gruppo zero, ossia, perché poi sennò quando è ora di andare a letto uno si rigira nel letto. Altro che, gruppi A ve la cavate benissimo con un caffè. Possiamo. Anche alla sera. Gruppi allora, B, AB. Proprio a proposito di caffè, andremo a conoscere la storia di una famiglia. Tanto per andare Piacentina. A casa senza addormentarmi, visto che oramai, ecco, sì. Faccio così. Invece che prendere il caffè, che magari sì, mi farebbe star sveglio, poi però arrivo a casa e non riesco ad andare a letto. Apro il finestrino, ossia ti apro, tiro giù il finestrino e metto fuori, con le maniche rimboccate, metto fuori la mano, convogliando l'aria fredda che mi entra lungo la camicia, mi risale e questa qua è una strigliata di freddo che mi permette di arrivare a casa come ieri sera benissimo senza colpi di sonno. Insomma. Che risveglia, certamente. Sì. Allora, per chi se lo può permettere, una tazza di caffè, ma proprio per andare a conoscere quella che è la storia di una famiglia piacentina, la famiglia Musetti, che sfidando davvero e andando letteralmente alla conquista del mondo è partita con un sogno che è diventato una grande, grandissima realtà. Conosceremo dunque la storia e l'evolversi, gli sviluppi di questa famiglia e anche i segreti della lavorazione del caffè. Grazie dunque per averci seguito fino ad ora, non vi lasciamo naturalmente soli perché, come vi ha anticipato Claudia Barigozzi, adesso abbiamo un bellissimo viaggio nel mondo del caffè. Mi va semplicemente di ricordarvi, e lo ricordo a me stesso, in compagnia dei miei colleghi e dei miei amici questa sera, Telecolor ha sfidato Mari e Monti per fare un'informazione vera, libera, onesta e con la schiena dritta. Adesso, nel piccolo o nel grande, tocca a voi darci una mano per continuare a fare un'informazione che possa essere un'informazione con la I maiuscola e con la coscienza pulita e sempre più green. Grazie a voi tutti e una buona serata. Nel piccolo comune di Pontenure, in provincia di Piacenza, Musetti continua la tradizione familiare nel campo della torrefazione dal 1934, quando Luigi fondò la Casa del Caffè nel centro di Piacenza. Ora nell'azienda, che nel frattempo si è trasferita dalla città al paese piacentino situato sulla riva del torrente Nure, è ancora presente la famiglia Musetti. Happy down the street, up the stairs, cross the hall, happy in the door. Nel corso degli anni la torrefazione si è fatta conoscere sia in Italia che all'estero e sta dimostrando grande attenzione anche all'ambiente, come dimostrano le cialde di caffè biodegradabili. Happy apple for the teacher, will she reach you? Help you live and breathe the golden rule. Happy X upon your notebook, happy Y. Caffè Musetti affonda le sue radici lontano nel tempo, sono tanti anni infatti che esiste questa azienda, dobbiamo risalire agli anni 30. Eh sì, è un'azienda storica, un'azienda antica, siamo tra le aziende italiane che producono caffè più antiche che ci sono, ed è la storia della famiglia Musetti che oggi è arrivata alla sua terza generazione, che ha dedicato tutta la sua attività imprenditoriale nella ricerca di produrre sempre un caffè di qualità e di buon livello. E normalmente ha guadagnato sul mercato questa reputazione, tant'è che noi siamo conosciuti agli addetti ai lavori per essere un'azienda che fa un prodotto di qualità. Questa azienda ha cominciato le sue prime attività nel 1934 da una piccola bottega. Il signor Luigi Musetti, che è il nonno di Guido Musetti, che oggi è l'ultimo discendente della famiglia, aveva aperto un piccolo negozio nel centro di Piacenza, in via Garibaldi,
e da lì questo negozio aveva l'attitudine, la tipologia di una piccola merceria dove venivano venduti caffè, veniva venduto il tè, venivano venduti altri prodotti che normalmente, cioccolate, prodotti che normalmente sono molto affini col caffè. Questa attività si è interrotta, parlo della vendita del caffè durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, perché durante il periodo della guerra era difficile recuperare la materia prima che, come ben si sa, non cresce qui da noi ma arriva da molto lontano. Il caffè nasce nella parte equatoriale del mondo, per cui ricevere il caffè dal sud, dal centro Sud America piuttosto che dal centro Africa o dai paesi dell'Asia durante la Seconda Guerra Mondiale era veramente molto, molto difficile. Passata la guerra riprende l'attività, nel 1960 c'è la creazione del primo stabilimento Musetti, sempre a Piacenza, in via Abbondanza, dove Luigi Musetti installa e rende operative anche le prime produzioni da un punto di vista industriale, quindi con dei macchinari che via via sono sempre più sofisticati. L'attività cresce ulteriormente dovuto al fatto che Musetti fino da subito comincia la sua attività anche come esportatore verso l'estero. Diciamo che erano gli anni in cui, passata la guerra, le persone partivano magari da Piacenza per andare nel mondo a cercare fortuna e una delle prime cose che facevano, portavano con sé i prodotti della loro terra. Tra i prodotti della loro terra, che qui sono molto famosi per quanto riguarda i salumi, i vini, i formaggi, c'era questa torrefazione italiana che produceva caffè e quindi la Musetti ha cominciato a esportare il caffè nel mondo. Non soltanto questo, ma l'azienda Musetti è sempre stata pioniera insieme alle aziende alimentari piacentine nel cercare di cavalcare le prime fiere alimentari che si svolgevano in Europa e nel mondo. E questo ha fatto sì che è cominciata una lunga tradizione di vendita all'estero. Basti pensare che oggi l'export rappresenta per Musetti un poco più della metà del totale del fatturato, con una vendita in 60 paesi del mondo, e 5 continenti, da posti molto distanti e differenti tra di loro, la Gran Bretagna, la Svezia, la Russia, il Giappone, la Corea, gli Stati Uniti, il Sudafrica, sono tutti posti dove poco o tanto, parlo quantitativamente parlando, noi riusciamo a portare il caffè in tutto il mondo. C'è stato un'altra evoluzione, che è l'ultima e la più moderna. Nei primi anni 2000 è stato costruito questo sito produttivo, quindi c'è stato un secondo ulteriore spostamento. In questo punto l'azienda si è spostata dal centro della città alla periferia e questo è dovuto ovviamente alla necessità di avere spazio per poter allargare la propria produzione, per poter allargare le proprie capacità produttive, e l'attività è diventata sempre più importante da un punto di vista industriale. Da qui possiamo dire che è cominciata la parte più grande della crescita, e in modo particolare negli ultimi anni si è consolidata un trend di crescita importante che porterà quest'anno la Musetti a raggiungere 25 milioni di euro di fatturato, che fanno della Musetti un'azienda che ha una sua dignità all'interno del mercato del caffè. Questo per dire che Musetti non è ancora una mega company, ma non è più una piccola azienda. Pensi che nel mondo del caffè italiano ci sono circa 800 torrefazioni, tra quelle più grandi e quelle più piccole,
diciamo che 400 sono quelle di dimensioni imprenditoriali, e nella classifica di queste 400 torrefazioni Musetti è al 17° posto, che vuol dire che è già posizionata tra almeno le prime 20 più importanti del mercato. Noi oggi nel sito produttivo di Pontenure, qui a Piacenza, produciamo tutti i formati possibili del caffè, dal caffè in grani, che è il caffè normalmente utilizzato per la somministrazione nei locali tipo i bar, ai caffè macinati per la casa, ai caffè monoporzionati con capsule cialde che oggi stanno sempre più prendendo piede nelle famiglie. Possiamo dire che nel corso degli anni, della storia di Musetti, ci sono stati dei periodi di difficoltà, come è normale che ci sia all'interno di una storia in continua evoluzione, ma subito dopo ci sono stati degli anni di crescita e di espansione, se vogliamo affrontati anche con coraggio, possiamo dirlo? Assolutamente sì, anche tenuto conto che in tutta questa questo breve racconto che ho fatto che ha però coperto un periodo di tempo lungo, ci sono state vicissitudini anche dolorose all'interno dell'azienda. Basti pensare che nei primi anni, nella fine degli anni 2000, è venuto a mancare Achille Musetti, fratello della signora Lucia Musetti, che oggi è il presidente dell'azienda, e la signora Lucia Musetti si è trovata da sola con il figlio Guido a dover prendere le redini di questa situazione. E Achille Musetti era sicuramente una persona di grande peso all'interno dell'azienda. Poi tuttavia l'attività è comunque ulteriormente cresciuta, e la capacità imprenditoriale della signora Lucia e di Guido avevano fatto sì che l'azienda sia riuscita a superare questo momento e a riproporsi sul mercato con nuovo dinamismo e con nuova capacità imprenditoriale. Ho parlato prima del momento più antico durante la guerra, quando era praticamente impossibile recuperare la materia prima, ma l'azienda in quel momento si è specializzata nella vendita di cioccolate, nelle vendite di prodotti succedanei al caffè, come nell'epoca si faceva, e ha continuato a mantenere, voglio dire, la sua presenza nel territorio e nella preparazione di queste bevande. Possiamo dire che si sia trattato di una scommessa vinta? Lo dicono i fatti. Ah, sicuramente, una scommessa vinta e una scelta, quella della qualità e della ricerca della qualità, che alla fine ha sempre pagato. Noi siamo dell'idea che la ricerca della qualità sia la parte più importante, l'argomento più importante del nostro successo. La nostra qualità è sempre difendibile, noi possiamo difendere la nostra qualità. Certamente il prezzo non è mai l'arma giusta, perché chiunque può fare sempre alla fine un prezzo migliore. La qualità è sempre difendibile come grande risorsa per quanto riguarda il prodotto. E anche la lungimiranza di chi ha cominciato questa avventura per un'attività che ha portato fin dall'inizio ad essere in contatto non soltanto con la realtà locale, ma anzi a guardare anche oltre i confini. Fin dall'inizio. Assolutamente sì, ho fatto prima un cenno sui posti dove noi portiamo il caffè, ma un'altra cosa importante va riservata alla continua mutazione, allargamento, investimento che viene fatto nell'azienda. Ho parlato del fatto che questo sito in cui siamo oggi è il terzo sito dove la Musetti è, ma che ha subito nell'arco degli ultimi 2 o 3 anni ulteriori nuove trasformazioni. L'ultima parte è stata proprio terminata nel 2013 ed stiamo già pensando a
quali nuovi impianti e quali nuovi ammodernamenti possono essere fatti per rendere l'azienda sempre più attuale. E questo è molto importante perché l'azienda e la famiglia continuano con grande amore, con grande coraggio a portare avanti i propri investimenti e ammodernamenti nella propria azienda, insomma. Ed è anche una storia molto particolare e importante proprio perché lo sviluppo va di pari passo con la crescita della famiglia, insomma. Esattamente. A braccetto possiamo dire che vadano le cose. Esattamente, sì, esattamente. In questo momento noi stiamo chiudendo il 6 anni consecutivi di crescita a doppia cifra. È importante sottolineare questo perché gli ultimi 6 anni da un punto di vista macroeconomico generale non sono stati 6 anni facili e il fatto di aver potuto mantenere un trend così lungo, importante di crescita vuol dire che alla fine le scelte, soprattutto in termini di prodotto, sono state le scelte giuste. C'è molta cura nella scelta della materia prima, nel modo in cui viene lavorata, nel modo in cui viene confezionato il prodotto, per far sì che la qualità sia sempre al primo posto. E torno a dire, la ricerca della qualità è la chiave del successo di Musetti. Insieme alla passione per chi in famiglia porta avanti il discorso. Assolutamente sì. La famiglia è veramente molto presente. La signora Lucia Musetti, il nostro presidente, si occupa ancora personalmente della scelta della materia prima e dell'assaggio e del confermare che il prodotto sia ad alto livello. Guido Musetti si occupa sempre di più di quello che è la strategia dello sviluppo futuro dell'azienda e questo è bello perché vuol dire che l'azienda continua e l'amore per la crescita e lo sviluppo noi non siamo cresciuti soltanto da un punto di vista quantitativo, non siamo cresciuti soltanto da un punto di vista produttivo, continuando ad allargare la nostra potenzialità, ma nel nostro piccolo siamo anche cresciuti come numero di persone. Oggi, complessivamente in Musetti, tra persone impegnate internamente ed esternamente nella vendita, siamo circa 80 persone che comunque hanno il loro peso e la loro importanza nell'ambito dell'attività. L'azienda segue direttamente l'importazione della materia prima ed è specializzata nella tostatura, miscelazione e commercializzazione del prodotto finito. Thank you.
siamo spostati in un altro punto dell'azienda. Dove ci troviamo? Adesso ci troviamo nella sala assaggi, praticamente da qui parte un po' tutte le scelte che facciamo sulle origini di caffè che facciamo arrivare in stabilimento, e quindi essendo il caffè un prodotto che parte da una materia agricola, da una materia prima agricola e variabile, la scelta del caffè rappresenta una parte fondamentale del processo. E questa scelta è ancora eseguita dalla proprietà, dalla famiglia Musetti, che negli anni chiaramente hanno un'esperienza grandissima sui caffè verdi, che arrivano da tutto il mondo, dalla fascia equatoriale, però da un po' tutte le parti del mondo, e vengono scelte in questa sala assaggi. E materialmente quindi cosa succede da adesso in avanti? Quello che succede è si simula un processo di tostatura. Noi riceviamo questi campioni che arrivano dai paesi di origine. Questi campioni ci vengono proposti da dei traders che noi conosciamo, con i quali abbiamo stabilito negli anni un rapporto di fiducia. Ci vengono recapitati qui in stabilimento, vengono assaggiati dopo essere stati tostati con quel piccolo tostino che simula in piccolo il processo industriale, e si cerca di apprezzarne le caratteristiche e le qualità in base alle origini e agli standard che ci siamo dati come azienda. Questo è un processo fondamentale, perché poi è il punto di partenza per lo sviluppo del prodotto. Vediamo quindi ora il processo di sviluppo. Sì, da questo primo campione questo gruppo di assaggi dà un ok alla spedizione. Il caffè fa questo lungo viaggio, quindi dai paesi di origine arriva in Italia, arriva nei porti di sdoganamento, dove delle aziende di condizionamento si occupano del primo passaggio di pulitura del caffè e dell'invio di nuovo presso il nostro stabilimento di un secondo campione, del quale si fa un altro test per accertarsi di aver ricevuto la stessa cosa che era stata acquistata, perché chiaramente il viaggio rappresenta un'ulteriore variabile al prodotto, e si riassaggia il prodotto per essere certi che nel tempo non sia stato alterato, non abbia perso quelle caratteristiche che desideriamo avere da questa materia prima così importante. Quindi ricevuto l'ok dai tecnici che si occupano di questo assaggio, il caffè viene stoccato in questi porti di sdoganamento, dove ci sono delle aziende di condizionamento del caffè, e viene tenuto a nostra disposizione fin quando non chiederemo appunto di riceverlo in stabilimento, perché ne abbiamo bisogno. Noi abbiamo tantissime origini di caffè, gestiamo circa 30-32 origini sullo stesso momento di caffè diverso, e per noi rappresentano, tra virgolette, gli ingredienti che ci danno la possibilità di costruire le nostre ricette. Quindi molto importante miscelarli per ottenere le caratteristiche desiderate nella bevanda finale, che è la nostra tazzina di caffè. Quando arriva in azienda cosa succede? Il caffè può arrivare nel classico sacco di juta o in big bag più grandi da 600 kg o addirittura in autocisterna con un trasporto e uno scarico pneumatico. Al ricevimento il caffè viene nuovamente campionato, perché ogni fase, diciamo, che si aggiunge rappresenta un'ulteriore variabile che va analizzata, viene campionato, i campioni restano a disposizione, fa un ulteriore passaggio di pulizia, il prodotto viene ulteriormente pulito, quindi da corpi estranei e polveri, qualora ce ne fossero, ma li abbiamo già acquistato pulito, e poi viene stoccato nei silos di magazzinaggio del caffè verde. Noi ne abbiamo 28 di questi silos, e ci servono a gestire appunto questa grande complessità che vogliamo mantenere, perché rappresentano per noi gli strumenti per costruire una buona ricetta di partenza, perché poi sarà il processo industriale a estrarne, a tirar fuori le caratteristiche caratteristiche in aggiunta a quello che è la materia prima. Quindi questo caffè viene stoccato, diviso per origini e batch, in questi silos. Ultimamente, in questi ultimi 3 anni, sono stati fatti dei grandi investimenti nello stabilimento, abbiamo aggiunto quindi altre 10 celle di carico allo stoccaggio, portando la nostra capacità a 250 tonnellate nello stesso momento. Quindi questo caffè è stoccato nei silos e a disposizione per la
la successiva fase di tostatura. La tostatura dunque come avviene? Tostatura è un processo importantissimo nella, diciamo nel percorso che questo caffè verde fa all'interno del nostro stabilimento, e rappresenta un processo a caldo, a batch, quindi un quantitativo determinato di caffè che è rappresentato da una miscela studiata e voluta, viene inviato a queste tostatrici. Sono degli impianti che, con un processo a caldo, dove le variabili importanti sono appunto la temperatura e il tempo, va a darci il nostro caffè tostato. Quindi è una trasformazione vera e propria. Questa è la trasformazione vera e propria del caffè, nella quale noi puntiamo tanto. Cioè, classicamente ogni torrefazione ha le sue miscele, ha le sue ricette di tostatura, le sue curve, e la qualità, la caratteristica appunto che le caratteristiche ne vengono fuori derivano appunto da questa ricetta, ma dalla sapienza di trasformazione nella fase di tostatura. L'azienda, la Musetti, ha dei tostatori che lavorano con la Musetti da più di 20 anni, delle persone molto capaci, esperienti, che negli anni hanno aggiunto sempre valore assieme alla proprietà, diciamo a questo processo, al risultato di questo processo. Successivamente cosa accade? Allora, la tostatura ha due fasi importanti, che sono una fase a caldo e una fase a freddo. Dopo la fase a freddo, il caffè nella fase a caldo arriva ad una temperatura in circa 14 minuti, arriva a 220 gradi, con degli step crescenti di temperatura, e nella fase successiva a freddo il caffè viene appunto raffreddato, in quanto deve essere inviato alle macchine di confezionamento ad una temperatura idonea per gli step successivi. Quindi le fasi successive quali sono? Dipende dai canali di vendita e dal prodotto finito che vogliamo ottenere. Il caffè può andare ad una successiva fase di macinatura, quindi se vogliamo ottenere dei prodotti macinati classicamente utilizzati per il canale casa, quindi la lattina di caffè o il sacchettino sottovuoto, dove già il prodotto è pronto per l'uso. O altrimenti, per i canali più pregiati, il caffè viene confezionato in grani, quindi non subisce questa ulteriore fase di macinazione, ma viene direttamente inviato al confezionamento. E qual è il valore aggiunto di un caffè confezionato in questo modo? Il valore aggiunto sta nel fatto che se il prodotto è macinato sul momento dell'estrazione, quindi nel momento in cui poi uno va fisicamente a fare il caffè, i profumi e le caratteristiche organolettiche del caffè rimangono praticamente, sono le migliori, perché è proprio il momento nel quale si macina il caffè, il momento nel quale queste caratteristiche si ritrovano nella tazzina del caffè, e si perderebbero se il caffè fosse estratto molto tempo dopo. Quindi si usano, per i prodotti macinati, si usano degli accorgimenti per fare in modo che questa vita, diciamo, nella quale il caffè dà il suo meglio, sia allungata il più possibile, quindi togliendo l'ossigeno, che rappresenta un costituente depauperante per tutte gli alimenti, per tutte le materie prime organiche. Invece il confezionamento in grani viene fatto in atmosfera modificata, quindi viene tolto l'ossigeno dalla confezione con una fase di disaereazione durante il confezionamento, e viene saldato, questo sacchetto viene saldato, la confezione viene chiusa in mancanza di questo ossigeno, immettendo in alcune confezioni, come quella che abbiamo visto, la nostra latta di Gran Cru per esempio, nella quale il caffè è confezionato in grani, viene confezionato in atmosfera modificata, quindi viene tolto l'ossigeno e viene aggiunto un gas inerte, in questo caso l'azoto. Si arriva poi al confezionamento. Sì, il confezionamento rappresenta l'anello finale della trasformazione del prodotto, nel quale noi otteniamo la confezione che poi andrà ad occupare un posto nello scaffale del supermercato o dal nostro cliente in tutto il mondo, perché esportiamo in più di 50 paesi nel mondo. E rappresenta appunto la fase nella quale questo prodotto, che con cura è stato ricevuto, manipolato, tostato e trasformato, viene messo in un, chiamiamolo, contenitore di diverse forme, di diverse taglie,
necessario allo stoccaggio per i diversi canali. Quindi classicamente per i canali più pregiati vendiamo il prodotto in grani, la nostra tipica latta da 3 kg, quest'anno per l'80° anniversario è stata lanciata una latta da 2 kg con una miscela dedicata appunto all'80°, perché la Musetti esiste da 80 anni. Confezioniamo in sacchetti termosaldati a barriera, in atmosfera protetta, nelle diverse taglie, nei diversi formati commerciali, quindi da chilo, da mezzo chilo, da 250 grammi, in grani per il canale Horeca, quindi hotel, restaurant, catering, o in macinati, in lattina, classica lattina o confezione sottovuoto per la grande distribuzione. C'è un'ultima caratteristica di cui però parliamo spostandoci in un altro punto ancora della torrefazione Musetti. Ci siamo dunque spostati in un altro punto, dove siamo? Adesso siamo nello store, nel negozio di Pontenure, quindi è un negozio adiacente allo stabilimento. E lungo la visita che abbiamo fatto in stabilimento abbiamo visto un impianto dedicato al confezionamento del caffè in cialde, un prodotto che ti dà la possibilità a casa di bere un caffè con la stessa qualità, in espresso con la stessa qualità di quello che puoi bere in un bar. Mi piacerebbe offrirvene uno. Grazie, e mentre lo prepariamo spieghiamo quali sono le caratteristiche di questa cialda, perché c'è anche un'attenzione all'ambiente. Certo, la cialda è un prodotto che la Musetti confeziona da più di 15 anni, è un prodotto sul quale ha sempre puntato, di grande qualità, perché il caffè viene macinato sul momento, confezionato in atmosfera modificata, infatti anche adesso è profumatissimo, in atmosfera modificata e all'interno di carta filtro, una carta che è molto vicina all'ambiente, quindi che non crea inquinamento, che rispetta l'ambiente e che mantiene le caratteristiche del prodotto veramente inalterate per molto tempo. E facilita anche lo smaltimento. Facilita anche lo smaltimento, ma anche la comodità d'uso a casa, perché si tratta di una monoporzione che può essere fatta con una macchinetta che estrae ad alta pressione, quindi in espresso, e ti dà una bevanda pari al caffè che uno può bere in un bar. Il nostro caffè è pronto, dentro questa tazzina il desiderio della Musetti di accontentare sempre i suoi clienti e di offrire un prodotto di qualità e di augurarvi allo stesso tempo di iniziare la giornata nel migliore dei modi e con un buon caffè. Musetti.